Audio Jungle. Buonasera e bentornati a Wisp Sport per tutti, sempre sugli schermi di TV6, canale 14 del digitale terrestre. Il format Wisp Sport per tutti è il format con il quale vogliamo parlare delle varie attività sportive, discipline sportive, e lo facciamo con i responsabili di questi settori di attività. Al tempo della ripresa e del ritorno alla normalità dopo il Covid. Ospite di oggi è una carissima amica che abbiamo già avuto ospite in altri format della WISP e che vi presento subitissimo, Ingrid Ceriaco. Benvenuta Ingrid. Grazie, buonasera a tutti. Ben rivista, ben ritrovata, sei sempre una gratitissima ospite, oltre che nel tempo sei anche diventata una cara amica. Ingrid Ceriaco è responsabile del settore attività danza della WISP Abruzzo Molise, ma è anche una neo consigliera eletta del direttivo regionale della WISP Abruzzo Molise. Allora Ingrid, la prima domanda così a bruciapelo: questo nuovo incarico, come ti ha trovata, come te lo senti addosso? Allora, sono stata felicissima dell'incarico e me lo sento bene perché mi sono trovata con un gruppo abbastanza affiatato, ma anche molto, diciamo, comunque collaborativo Scusami, sono felicissima di questo incarico. Grazie, ringrazio la WISP veramente perché ho conosciuto persone che comunque ci credono come ci credo io. Bene, allora Ingrid, tu sei responsabile del settore di attività danza, però in realtà tu insegni e pratichi insieme all'insegnamento un settore un po' particolare della danza, no? Noi quando parliamo di danza siamo abituati a pensare alla danza classica oppure alla ginnastica, alla danza, non lo so, all'artistica, alla ritmica, insomma all'hip hop, queste robe qui. Invece tu cosa fai, cosa insegni? Insegno danza del ventre. Bene, questa danza del ventre in realtà non è solo una danza, è una cosa molto più completa, vero? Esatto, fa benissimo, è una danza a tutti gli effetti, ma anche tanti benefici sia a livello fisico che psicologico. Ed è una danza che ha una cultura e diciamo che comunque è anche completa. Completa, che cosa intendi per completa? Perché appunto dicevo che comunque ha tanti benefici a livello fisico e anche psicologico, quindi praticarla fa bene alla salute, ma è anche divertente e ti rende femminile. Senti, ma io quando penso alla danza del ventre penso a queste bellissime donne o ragazze che hanno i ventri appunto scoperti, quindi pancia piatta, addominali scolpiti, eccetera. Ma che tipologia di persone si avvicina a questo tipo di danza e in quali fasce d'età? Allora, l'età va dalle ragazzine di 6 anni anche a limite, non so, non ci sono limiti per questa danza, né a livello fisico né a livello di età. E infatti non serve un ventre piatto per praticarla, ma va benissimo qualsiasi tipologia di fisico. Senti, ma le persone, le donne un pochino, come dire, più mature, un pochino più grandi, si avvicinano, fanno fatica, si vergognano?
Allora, all'inizio un po' si vergognano, poi dopo invece prendono acquistano sicurezza, acquistano anche una certa femminilità, sensualità, quindi spesso vengono anche a fare saggi o comunque spettacoli e si divertono soprattutto. Quindi all'inizio sì, c'è un po' di vergogna, un po' di imbarazzo, poi invece questo passa e diciamo che arriva il divertimento. Quindi forse le donne un pochino più mature la vedono più, come dire, un modo forse anche per prendersi benevolmente in giro ed essere un po' più leggere, quindi scaricare tensione. Insomma, hai detto appena tu che è una ginnastica, è un'attività fisica completa Esatto. dove mente e corpo devono in un qualche modo viaggiare per forza insieme, giusto? Esatto. Sì, diciamo che anche è molto divertente, quindi ci si diverte, ma fa acquistare sicurezza e anche è uno stimolo per migliorare sia a livello fisico, cioè sia a livello, cioè, di tipo anche d'atteggiamento. Per atteggiamento che intendi? La postura o l'atteggiamento, il modo di relazionarsi con gli altri? Entrambe le cose, sia la postura, perché la postura con questa danza migliora e anche a relazionarsi con le altre persone, perché acquistando sicurezza riesci anche a comunque a risolvere delle situazioni, cioè magari dove dicevo prima c'è imbarazzo, comunque non si riesce ad essere se stessi. Bene, quindi voglio dire, c'è anche una sorta di presa di coscienza del sé, quindi una maggiore consapevolezza e maggiore capacità di affermare se stessi nei vari contesti, insomma, sia sociali che di dialogo. Senti Ingrid, purtroppo siamo appunto all'inizio del riprendere della normalità. E quindi, insomma, le attività sono state tutte sospese in lockdown per un periodo molto lungo. E la tua attività in particolare immagino sia stata una di quelle più colpite dai lockdown, no? Esatto, perché comunque le persone che venivano con questo lockdown si sono un po' scoraggiate, anche se diciamo che col fatto cioè abbiamo deciso comunque di riaprire adesso e le persone un po' hanno ripreso la voglia di riprendere a ballare, di riprendere a vivere. Anche se comunque è dura perché stare chiusi tutto quel tempo, si fa fatica veramente. Anche online, diciamo, non è la stessa cosa che avere un contatto con una persona e magari spiegare un movimento o comunque avere cioè nel senso una relazione comunque. Sì, ma durante il lockdown hai organizzato tu come scuola, hai organizzato dei corsi online per continuare comunque a mantenere il contatto, io non dico forse con tutti gli iscritti, però almeno con quelle iscritte con le quali presenti i saggi, prepari i saggi o partecipi anche a delle manifestazioni importanti. Eh sì, abbiamo organizzato non subito, ma abbiamo ripreso quest'anno a fare delle lezioni online anche per salutarci e per riprendere piano piano ad avere una vita, tra virgolette, normale. E mi è stato anche chiesto di alcune mie allieve di riprendere online perché magari ci si deprime comunque in questa situazione, invece magari dà un po' l'idea di normalità. Certo. Senti, ma da quando è stato possibile riaprire? Ora, siamo quasi tutti in zona bianca, per cui voglio dire, ci sono riaperture per tutti, però già qualche settimana fa forse era possibile utilizzare gli spazi all'aperto. Tu li hai sfruttati? Allora no, perché comunque facevamo le lezioni online e le ragazze spesso vengono da altri paesi e quindi magari in zona rossa, in zona arancione, e quindi non riuscivano ad arrivare fino
fino alla scuola o comunque fino a uno spazio aperto. E anche se c'era la possibilità comunque di spostarsi, magari c'era chi aveva paura del virus e quindi non veniva. E allora abbiamo deciso di riaprire direttamente a giugno a scuola, perché così potevamo, cioè nel senso potevano tranquillamente venire e anche con la zona gialla e riprendere. Certo, anche perché poi ricominciare tutti insieme in uno stesso momento significava ricominciare con tutti allo stesso livello e poi allenarle e portarle avanti tutte praticamente in blocco. Senti Ingrid, ora ti faccio una domanda forse un po' scomoda, ma che relazioni ci sono e che tipo di relazioni ci sono con diciamo, le altre sfaccettature del mondo danza? Che tu fai una disciplina un po' particolare. Ti abbiamo quasi persa, forse. Eccomi, Ci scusami. sei? È scivolato lo smartphone. Sì, Immagino. Va bene, perché scusami, perfetto, ci c'è il vediamo. cane qui e mi ha Ah, distrutto ecco. tutto. Vuole uscire? Vuole uscire o vuole entrare anche lui nello schermo? Deve entrare nel piano della conversazione. Allora, ascolta, ti rifaccio la domanda se non l'hai sentita. Dico, tu ti occupi di un particolare tipo di danza, che è appunto la danza del ventre nello specifico, Esatto. giusto? Oh, che tipo di relazioni ci sono o se ci sono delle criticità, se c'è la possibilità di dialogare o se c'è una difficoltà nel dialogare con le altre, diciamo, tipologie di danza? Beh, diciamo che c'è sempre una sorta di, non lo so, come se la danza classica fosse, cioè le altre danze magari fossero più importanti rispetto alla danza del ventre. Sì, un pochino c'è questa sorta di, no, rivalità, però magari, sì, è una domanda scomoda, però è vero comunque. Diciamo che relazionarci con altri tipi di danze magari viene sempre un po' sminuita, invece è una danza a tutti gli effetti e a livello tecnico comunque c'è tantissimo da studiare e come dicevo fa benissimo, quindi fare, cioè praticare questa danza ti dà veramente tanto e come te la danno altre danze. E certo, una danza classica, che è la danza per eccellenza, magari devi iniziare a praticarla da bambina, mentre magari una danza del ventre puoi iniziare a qualsiasi età. Danza classica puoi iniziarla magari a un'età adulta per migliorare un altro tipo di danza e per avere un po' più di eleganza. Però sì, questo è vero In perché c'è, cioè, diciamo, comunque c'è un po' di così. un qualche modo vi considerano un po' dei figli di un dio minore rispetto alle tuala, alla danza classica che appunto stavi dicendo tu. Però non voglio dire, sì, più o meno è uno stereotipo, ma in realtà queste tipologie di danza, tipo la danza del ventre, l'arabesca, insomma, altre tipologie di un altro modo di fare danza, di pensare, di concepire, di sentire danza. Negli ultimi anni si sta affermando sempre di più. Esatto. Senti, siccome più o meno abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione, io ti volevo fare una domanda in ordine a questa manifestazione veramente molto importante che si chiama Città in Danza, che so che tu hai provato anche a organizzare per quest'anno, però poi per motivi tecnici, complice il lockdown, le chiusure, le riaperture, oggi sì, domani no. Insomma, forse quest'anno non ce la farai, il prossimo anno lo farai sicuramente. Che cos'è Esatto. questa? Che tipo di manifestazione è e in che cosa consiste? È una competizione coreografica nazionale WISP, è dedicata appunto alla danza e praticamente si articola in due fasi, la fase di qualificazione e la fase finale. E, come dicevo, è una gara di coreografia. Partecipano comunque molte scuole WISP, perché nelle altre regioni comunque questa competizione viene fatta già da tempo e quest'anno purtroppo per il lockdown è stata fatta la prima fase online e ti dico che solo online hanno partecipato più di 5.000 persone con quasi 900 coreografie. E quindi c'è
14 regioni diverse, quindi c'è, diciamo, c'è comunque una grande richiesta di cioè anche di questa competizione, c'è comunque nelle varie scuole, nelle varie regioni. E ci sarà una finale, la finale adesso il 3-4 luglio a Roma, dove parteciperanno le coreografie che sono passate della prima fase, che hanno superato la prima fase. Sì, benissimo. Io purtroppo non sono riuscita, come dicevi, anche con le tempistiche, però un altro anno, nel 2022, ci stiamo già attivando per organizzarla. Bene, allora, siccome abbiamo proprio esaurito il tempo a disposizione, quindi oggi ti devo salutare, io ti lascio con un grande in bocca al lupo per la programmazione e la realizzazione di Città in Danza per il 2022 e anche un grande augurio per le attività stagione estiva 2021. Intanto facciamo questa stagione e ci rivediamo presto. Grazie per essere intervenuta ed essere stata qui con noi, Ingrid. Grazie mille a voi, grazie a tutti, grazie alla WISP che mi dà sempre l'opportunità di fare queste interviste e anche di parlare della danza. Ed è verissimo, allora grazie alla WISP Abruzzo Molise in particolare, che ci dà l'opportunità appunto di essere qui, di conoscerci, di parlare e conversare, grazie ai tecnici, all'addetto alla regia, alla camera di TV6 e grazie a voi amatissimo pubblico che ci seguite sempre da casa e vi lascio appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Audio Jungle.